Ragazze, ciao ragazzi, ciao vitamina, oggi ci truccheremo insieme, quindi video get ready with me, lo so, cambio colore, vabbè, non fateci caso, a me piace troppo, sì, diciamo che così, magari che sono mossi, che li sto facendo un po' sciogliere perché ho fatto lo shampoo, di solito diventano un po' crespi, quindi un po' gonfi, quindi diciamo li sto lasciando asciugare, è molto carino. All'inizio volevo fare soltanto le punte, come avevo deciso, perché in un video che ho fatto, che poi comunque ho cancellato, c'erano, le avevo fatte appunto io solamente sulle punte, mi piaceva tantissimo. Poi quando le ho sciacquati, cioè praticamente il colore se ne è salito un pochettino, quindi è andato un po' per i fatti suoi. Però essenzialmente avevo fatto soltanto le punte. Vabbè, comunque è molto carino il colore. Inizialmente volevo fare quello sul rosa, perché a quel rosa piace troppo. Però appena scoloreranno di nuovo passerò al rosa. A me piace troppo. Certo, lisci hanno il suo dare. Comunque iniziamo subito. Innanzitutto mettiamo un'altra crema di Sebo Vegetal, che è quella di Yves Rocher, che mi piace troppo. Io inizialmente avevo pensato di fare quel colore rosa, poi ho detto vabbè, tanto a mia mamma gli deve arrivare il ruby, il rouge rub, c'è sempre della crazy color, ho detto vabbè, facciamo quello. Onestamente mi è piaciuto molto, perché è un colore bello. A mia mamma invece è mezza, cioè sì, vabbè, mezza bionda, diciamolo. Gli ho fatti anche di questo colore, gli stanno veramente bene. A me piacciono troppo, non lo so, mi ero fissata con le punte, raga, non ditemi perché e per come. Non lo so, mi ero fissata con le punte, ho detto ma sì, faccio le punte, perché ogni volta quando faccio tutto il colore sono poco convinta. Invece magari sulle punte se ne va molto facilmente il colore, nel senso che diciamo sulle punte sta il colore poco niente, va. Mi piace troppo sta crema, io penso proprio che la prenderò perché non lo so, mi piace, opacizza troppo la pelle, poi per la pelle appunto mista e grassa è secondo me bellissimo. Non vi spaventate che ho capelli così, ma stanno asciugando. Attualmente mi secca andare a prendere il fondo fra una piccola piega. Ora come ora mi secca, però può darsi che magari dopo mi viene la voglia di sistemarli un pochino. E vi dirò. Mi piace troppo. Bella, bella veramente sta crema. Va bene, ho messo la fascia così ho il viso lontano un po' dai capelli. Diciamo che la fascia abbina un po', anche se abbinerebbe al colore di prima, no, quello di prima, quello rosa. Vabbè, andiamo a provare un campioncino di questo fondotinta che non ho mai provato. L'avevo preso proprio che era sul catalogo, questo di Avon. Si chiama Urban Factor Protezione 50. Sono stracuriosa di provarlo. Speriamo che ho azzeccato la tonalità, il light medium. No, avevo preso anche altre tonalità. Cioè, non mi ricordo dove sono. Ce l'avevo messo tra i campioncini e forse l'avrò dato a qualche cliente. Comunque, questo è un fondotinta appunto che contiene fattore di protezione solare 50, è antiossidante, e poi comunque si può anche stratificare, insomma, vedremo. Il problema è che questo fondotinta non lo trovate più, perché quando io l'ho presi mi ero dimenticata proprio di fare il video. Ho detto vabbè, non avrò tempo, lo farò. Niente, proviamo la tonalità e light medium. Vediamo se voglio. Proveremo, speriamo. Mamma mia, ah no, ma mi sembra buono. Ah, bellissima come tonalità. Allora, c'è scritto che è leggero sul. Leggero sul catalogo. È anche stratificante, quindi lo possiamo stratificare. Sembra anche leggermente coprente. Sembra un bel fondotinta. Onestamente mi hanno fatto molti complimenti per quanto riguarda il colore dei capelli. Sto troppo contenta. Perché onestamente è quello che volevo fare. Cioè, farli, volevo un po' di colore sui capelli, già mi stava seccando, sto biondo. Cioè no, nel senso mi stava, non lo so, annoiando.
Io di solito sono abituata che in estate, cioè io voglio il colore. Se i capelli voglio un po' di colore, quindi dopo un po' voglio colore. Cioè io con i capelli dello stesso colore per tutta la vita non ci posso stare. Quindi in pratica è un fondotinta leggero, è molto fresco e ha appunto anche il fattore di protezione solare e 5 anni, quindi ottimo. Si può appunto stratificare, che è quello che io sto cercando di fare, essendo che la spugnetta è bagnatrice, è normale che prende poco prodotto, cioè come se assorbe poco prodotto. Però mi piace perché fa un effetto, cioè, bello, cioè, coprente, leggermente coprente. Non lo so. Mi sento dover riandare di nuovo a mare. È un paio di giorni che non vado. A me piace andarci, cioè, io per me l'estate comincia tipo a maggio, i primi di maggio, e termina a settembre, tipo fine settembre. Cioè, io ci andrei ogni giorno. Letteralmente mi affitterei tipo una casetta. Bello, tutti i mesi là, stare là, perché a me piace troppo il mare, non ci posso fare niente. Ok, ovviamente vi ricordo che io non mi trucco ogni giorno con fondotinta e cose, perché in estate è veramente raro, perché diciamo che la temperatura è leggermente abbassata, ma di poco. Veramente, ci sono stati giorni dove il cielo è stato bruttissimo. Cioè, non mi è piaciuto completamente. Nuvole. Non mi è piaciuto, nuvole nere. Brutto, brutto veramente. Sì, ha pure piovuto, però vabbè. Cioè, ci sono stati appunto sopra i 50 gradi, adesso magari è 30-35, se può ragionare. Va bene, per me come copertura va benissimo, è leggerissimo, non si sente. Fa leggermente profumo, ma non molto, mi piace, sì sì, mi piace anche come effetto che dà. È leggerissimo, però è stratificabile. Vado ad applicare un po' di terra, sempre quella di Yves Rocher. Le tazzine della mia amica sono verso qui. Le tazzine della Sardegna. Sono piaciuta a tutte, onestamente, cioè i servizi di tazzina a me piacciono troppo. Non ci posso fare niente. Per chi voleva sapere quale tonalità è, perché me l'avete chiesto anche nella pagina, questa è la 01. Quindi la 01, che anche se ha un pack differente perché è quello dell'anno scorso, va benissimo con quella che trovate sul catalogo adesso, perché è uguale, è la Eale Lecher, che è la numero 1. Mentre l'altra è molto scura. Vediamo se vi posso fare uno swatch in modo che voi potete rendervi conto se la tonalità che magari può servire a voi, come vedete, è ottima. E mi sto tipo leggermente sbiancando di nuovo. Ma mi piace perché non lascia, diciamo, un finisher lucido, però è idratante, perché è un fondo molto molto idratante. Questa terra a me piace particolarmente, perché è una terra che sta appunto sul marrone, proprio nel color terra. Non è un, diciamo, una terra che sta sull'arancione, già sta cominciando a gonfiare i capelli. E mi piace appunto per questo motivo. Andiamo ovviamente a mattificare il tutto con la cipria, sempre questa. Tonalità Universal. Tutto che si capelli veramente. Ok, adesso iniziamo con gli occhi. Andiamo a fare sopracciglia, perché fanno bene. Onestamente sto sentendo un caldo, mamma mia. Allora, vado
con la matita di Cian, che è sempre ok, andiamo a sistemare le sopracciglia perché è uno schifo, non capisco che cavolo c'ho. Vabbè, c'è una macchia e tutto. Ok, ci siamo. Ora magari si capisce con sopracciglia. Ma sì, diciamo. Ok, adesso andiamo a vedere che trucco fare. Penso che vado a prendere questo colore bello champagne, molto bello. Farò un occhio e poi l'altro. Vediamo. Ciao! Ovviamente un occhio già l'ho finito, questo è il colore che ho deciso di fare oggi, mi piace troppo perché è molto leggero, quindi da facile, molto da facile appunto da fare, molto portabile, quindi mi piace troppo. Iniziamo subito, mi piace troppo l'eyeliner che ho messo, spero che non troppo succeda perfettamente. Allora, i colori che ho utilizzato sono questi due. Questo, quindi questo champagne, andremo a mettere la nostra palpebra. Io adoro troppo questi colori, diciamo, facili da portare, perché poi con gli occhi che ci ritroviamo noi scuri, veramente stanno top. Molto bello, abbondo perché è bello luminoso. Lo metto un po' qua. Anche bello. Vado a prendere il secondo. Mi piacciono troppo questi colori, questa palette. Sono super, super morbidi, facili da sfumare. Ok. Poi da quest'altra parte sempre ne prendo questi due colori. No, questi due. Mi sono confusa. Che sono... No, aspetta. Prima che sbaglio. Questi due, giusto. Questo e questo marroncino. Li metto quasi sul finale però. Non proprio su tutta la palpebra. Poi vado a prendere questo. Infatti, molto carino. Poi da quest'altra palette, cioè sto utilizzando tutte le palette, questo perché mi compro tantissime palette, anche per questo motivo. Questo marrone matte. Molto molto belli. Vado un po' a sfumare con il pennellino. Ok, adesso andiamo a mettere l'eyeliner.
eyeliner, sempre questo di Fabric che sta quasi finendo, lo stampino ovviamente. Meno male che ne ho ordinato un altro in Avon, eyeliner a penna, vediamo come sarà, perché non ho avuto tempo di poter scendere. Non poter andare da nessuna parte. Vado a fare tutto l'eyeliner, sto sempre sulla base ciliare. Ok, l'ho applicato perfettamente, cerco di il più tranquillo possibile. Ah, sono 68, dai. Applico la matita sotto di Avon, color trend. Ecco perché adoro l'estate, perché i prodotti sono belli sciolti. Le pollanche belle, le pollanche buone. Poi applicheremo il primer di Avon non lo so se ve l'avete sentito, cioè quello che passava. Sto primer secondo me sto finendo. Di solito i comprimari li facciamo a casa, bollite le pollanche. Ora per ora certuni veramente li fanno in tutti i tipi, la maionese, sto dicendo, no? Cioè, la pollanca è bella bollita normale, cioè salata, è giusto. Non lo so, tutte queste cose nuove stanno facendo. Non mi piacciono molto. Vabbè, sono gusti alla fine, non è che. Ok. Adesso applicheremo il mascara, questo Vertige di Avon. Ho cercato di Rocher, scusate. Ho cercato di pulirli quasi i trucchi perché veramente mi stavo schifiando. No, oggi li ho puliti. Qualche 3-4 giorni fa. Mi piace troppo. Cioè, abbinato a. Mi piace perché fa un bell'effetto. Io devo provare gli altri di Rocher. Li devo provare assolutamente. Quello col pack nero e blu, quindi mascara lunghezza. E mascara con la curvatura che ha preso di recente la mia cliente, che mi ha detto che è favoloso. Cioè, io sono curiosa di andarla a provare. Vabbè, per ora diciamo. Non li prenderò, però più là li prenderò appena sono in offerta. Adesso applichiamo il blush, che è sempre quello di Rocher, il Camellia 02, che è molto bello come blush, è molto leggero. Io amo. Vabbè, con il rossetto non lo so esattamente, però applicherò il Maybelline perché mi piace troppo, sempre il numero 15, questo, che vi dura tipo tantissime ore, vabbè che me lo sapete.
Ok, questo è il trucco finito. A me piace troppo, sì, ho lisciato anche i capelli. Cioè, lisciati, vabbè, ho cercato di sistemarli perché facevano bene. E questo anche il colore, molto 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 bello. A me piace troppo. Anche, ripeto, dovevano venire solamente nelle punte, ma il colore tipo si è rialzato, però vabbè. A me piace troppo. Questo è con la luce, diciamo, della lighting, molto bello, mi piace troppo. Vabbè, vi saluto al prossimo video, ciao!